Per questa pescata useremo 5 kg di pastura, 2 kg di terra di Rivière per fare il fondo iniziale. Abbiamo visto che ci sono circa 4 metri d'acqua, l'acqua è molto lenta, quindi 2 kg di terra insieme ai 5 kg di pastura possono bastare. Per l'alimentazione abbiamo un po' di fuel, quindi useremo per alimentare un sacchetto di terra di Rivière, River Lim Ivy Black, e un sacchetto di Dumpling Black, che è la terra di Somma. La mischieremo insieme e la terremo abbastanza sull'asciutto, perché poi se necessita di una bagnatura maggiore lo faremo durante la pescata. Abbiamo un po' di fuel, lo aggiungeremo alla terra, qualche bigatto morto e qualche caster e siamo pronti per iniziare. Abbiamo messo nei 5 kg di pastura 2 kg di terra di Rivière. Come vi abbiamo detto, non c'è tanto fondo, l'acqua è lenta, questa pastura serve insieme alla terra per tenere tutto omogeneo insieme. Aggiungeremo poche esche nella pastura e alimenteremo invece nella terra con caster, bigattini morti e fuel. Per bagnare la vostra pastura vi do un aiuto. Ogni chilo di pastura usate un magic box da 250 grammi, quindi 250 ml di acqua, e la versate subito dentro la pastura. Vedrete che se avete 5 kg di pastura userete 5 magic box. La pastura all'inizio vi sembrerà un po' troppo bagnata, ma vedete che poi quando prende l'acqua diventerà perfetta per l'inizio della gara. Una delle cose importantissime per tutte le competizioni e di canali dove ci sono le brem sono la pastura e la terra. La terra di Rivière viene usata praticamente in tutti i posti, sia ad aggiunta alla pastura che come veicolo per portare il fuel sul fondo. Abbiamo in questo caso una terra, River Lim Ivy Black, che è davvero qualcosa di eccezionale. Ha già il colore perfetto per l'uso in tutti i canali e non necessita di nessun tipo di setacciatura. In tempo reale vi facciamo vedere in quanto tempo riusciamo a preparare la terra, sia da mettere in pastura che la terra per veicolare il fuel. Per bagnare questa terra ci avremo messo 30 secondi. La terra è perfetta sia per l'utilizzo dentro la pastura che per veicolare il fuel verso il fondo del nostro canale. Come potete vedere lega già molto bene, senza nessuna aggiunta di bentonite e di altre terre. Una delle cose importanti che tutti i pescatori si domandano è quanto bagnare la terra e in quanto tempo si apre. Ora noi vi facciamo vedere che col nostro mix di terre, in base a quanto volete farla aprire, con la stessa bagnatura potete risolvere tutti i vostri problemi. Facciamo tre palline, una appena stretta, una un po' più stretta e una, come si suol dire, impongata. Vedete voi in quanto tempo si aprono i tre tipi di terra fatti. Questa qua è la più asciutta, infatti vedere, come potete vedere, si disgrega subito. Questa è un po' più stretta e questa è quella impongata. Con la stessa terra riuscite ad avere tutte e tre le situazioni di pesca a vostro piacimento. Come potete vedere, la prima si è già sfaldata, la seconda si sta sfaldando, quindi questa è già una terra che assomiglia molto a quella della gara. Ci sono già dentro esche come bigattini morti, caster e fuel. Questa in meno di 30 secondi si è aperta, questa sta iniziando a lavorare adesso, invece questa si aprirà tra un bel po'.